È il primo momento critico della stagione per il Pescara, che vuole rialzarsi. Colombo rilancia in grosso, De Saugus, tornano titolari Cuppone e Aloi, conferma per Crescenzi e Lescano, prima volta senza Mora, fermato dal giudice sportivo. Taranto con tante assenze, sistema di gioco 5-4-1, poi cambierà 3-5-2 con guida tra le linee alle spalle di Tommasini. Novità sostanziale Provenzano, che torna dal lunghissimo infortunio, ernia al disco, in difesa il 2003 Evangelisti, tra le linee guida appunto alle spalle di Tommasini. Ma dopo una ventina di minuti si comincia così. L'avvio in realtà dei biancazzurri sembra promettente, qui muove benissimo la palla la squadra di Colombo, il filtrante di Palmiero per Cuppone che sbaglia il primo controllo, e poi c'è la scivolata di Manetta che sarà importante, decisivo in occasione del primo gol del Taranto. Poi ancora Cuppone, siamo al 18° minuto del corso del primo tempo, viene chiamato in causa Craia, il destro altissimo sopra la traversa della porta difesa da Vannucchi, maglia numero 28, inquadrato Craia. Finirà la partita al 64° per l'italo albanese, doppio giallo. 31° minuto, vediamo che cosa accade con Labriola, il pallone sul sinistro, la parata facile di Plizzari, smorzato tra l'altro il mancino del classe 2001 in prestito dal Napoli, che ci riprova poi sul calcio di punizione. La torre di Mattias Antonini, tutto solo Manetta, sblocca il punteggio. Minuto 34 nel corso del primo tempo, Mattias Antonini, abbiamo visto poi insomma posizione viziata da fuorigioco, c'è questa torre, questa sponda dell'italo-brasiliano, tutto solo, schiaccia in rete alle spalle di Pizzari Manetta, al quinto gol in carriera, ex giocatore della Vis Pesaro classe 91. Poi il tentativo ancora della formazione ionica con questo destro che viene bloccato dal portiere Plizzari, l'autore del tiro era stato Guida. Dall'altra parte una buonissima opportunità per De Saugus che sbaglia soluzione e gli effetti sono evidenti, si contorce cercando di colpire il pallone di testa, la sfera termina abbondantemente al lato. Poi vediamo ancora De Saugus, si accentra, chiede lo scambio con un suo compagno di squadra Craia, la sua conclusione, pallone deviato, facile preda del portiere Vannucchi, ex è stato difensore dell'Alessandria fino a qualche tempo fa. Poi ancora Crescenzi, però sono tutte conclusioni che vengono controllate senza patema dal portiere del Taranto Vannucchi. Poi ancora il Taranto 42esimo, dai e vai, c'è questa percussione centrale di Guida, l'anticipo di Brosco e Aloi da dietro spinge il giocatore, il trequartista del Taranto, si arrabbia tantissimo Capuano, probabilmente c'erano gli estremi del calcio di rigore. 42esimo, il colpo di testa in torsione di Lescano, il pallone bloccato all'altezza della sua area di competenza dell'estremo difensore del Taranto. Guardate qui Capuano, una furia nei confronti della terna arbitrale, verrà anche ammonito dal direttore di gara della contesa Kumara della sezione di Verona. Poi siamo al 46esimo, questo lancio di Labriola e la difesa resta a guardare, scavalcato in grosso, non stringe Crescenzi, gran gol di Tommasini, classe 98, il secondo sigillo consecutivo, aveva segnato il suo primo gol in campionato proprio nella precedente partita con il Crotone, che il Taranto a dire il vero avrebbe meritato di vincere. Poi nella ripresa siamo al 47esimo, ancora pericoloso il Taranto, Guida controlla il pallone magistralmente ma poi ci mette troppa potenza, dunque Taranto vicino al 3-0 in avvio di ripresa con Guida, classe 98, ex Basto Girardi, 27 gol in due anni in Serie D, l'allenatore era il pescarese Fabio Prosperi. Qui c'è il primo giallo per Craia a metà campo al 54esimo e al 64esimo poi terminerà la partita del centrocampista italo-albanese, il fallo commesso ai danni di Guida da Tergola, trattenuta sul giocatore ex Basto Girardi. Poi il Pescara prova a reagire
agire con Palmiero che perde palla e qui c'è il fallo, secondo me qui l'ammonizione eccessiva ai danni di Kraja che viene espulso. 64esimo, Pescara in 10 uomini, tra l'altro Colombo aveva già operato 3 sostituzioni all'inizio della ripresa passando al 4-2-3-1 togliendo Aloi, facendo entrare delle Monache, Vergani e Colai, sostituzioni che non sortiranno gli effetti desiderati, dunque secondo giallo per Kraja, secondo noi eccessivo. Jabua che dir si voglia, il sinistro di Milani, e questa è l'unica conclusione che impegna il portiere Vannucchi. Poi ancora Milani subentrato a Crescenzi, dal limite il pallone sorvola la traversa della porta ionica, inquadrato Milani, ripetiamo, entrato in corso d'opera al posto di Crescenzi, poi disimpegno errato di Jabua, guardate che cosa succede, c'è questa sovrapposizione di Provenzano e si mangia un gol praticamente fatto. Tommasini spreca l'impossibile, molto di più di un rigore in movimento, e dunque il Taranto fallisce il 3-0 con Tommasini. 95esimo, finisce qui la partita, il Taranto vince 2-0 in modo meritato, senza alcun dubbio, per il Pescara, è la terza sconfitta consecutiva. Il Pescara sembra essersi smarrito.